Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti nel quinto episodio della mia guida completa a Pokémon Diamante Lucente. E se sto parlando così piano è perché questa melodia di sottofondo merita il giusto rispetto. E questa puntata merita il giusto rispetto, perché oggi raggiungeremo il Bosco Evopoli. In assoluto il luogo da Federic preferito in questa fantastica regione di Sinnoh. Un po' per l'atmosfera, un po' per l'antico chateau, un po' per la soundtrack. Penso che starò parecchio zitto, ma voi no, dovete supportarmi. E quindi un bel like, un commento e iscrivetevi al canale per fare più rumore possibile qua sotto, mi raccomando. Detto questo, si va. Percorso 205, raggiungiamo l'impianto Turbine o Turbine e andiamo ad affrontare Martes, ora che abbiamo la chiave per poter aprire. Vuoi usare la chiave dell'impianto? Certo che sì. Clic e clac. È aperto. Entriamo. Oh! Oh! No! Hai la chiave! Non è servito a nulla a chiudere la porta. Alla fine sono io che ci rimetto qui. Non ho nemmeno il tempo per autocommiserarmi. Devo avvisare il comandante. Infatti oggi affronteremo Martes. Quel tipetto là. O quella tipetta lì. Era una femmina, dannazione. Martes, tenente. Super Saiyan, God. Quei capelli rossi. Guarda che questo non è un gioco. Qui si lavora sul serio. E ci credo. Braciere su Silcoon. Boom. Ah no, è Cascoon. Vabbè, comunque che sia Cascoon, è cascato lo stesso. Queste battute devo sempre risparmiarmele, per favore. Ragazzi, Buizel sale di livello e anche Jireci. E abbiamo sconfitto la recluta del team Galassia. Hai rovinato il mio duro lavoro, hai visto, sì? Signori, procediamo. Cosa c'è di qua? Altra recluta. Io batto tutti, perché se no non sarebbe Federic. Guida al 100% solo su questo canale. Team Galassia, due Pokémon, manda in campo il Vrumpole. Forse sarebbe caso anche di cambiare Pokémon ogni tanto, Federic. Che ne dici? Stai usando solo Monfermo. Li leggo i vostri commenti, dannati. lo faccio, giuro, però me ne dimentico. In quanto Monfermo è sempre super efficace. Sarà lo starter giusto, no? A questo punto, se avessi scelto Turtwig, sarei stato costretto a cambiare. Livello 16 per Saetta. Gli ho bloccato l'evoluzione nel precedente episodio, quindi ora si evolverà. Ma che mi serve azione? Scintilla, fisica, mossa molto forte su Saetta. E tra poco Abrel ci si evolverà anche in Kadabra. Dopodiché per fare Alakazam dovrò scambiarlo. Ma attualmente non è ufficiale del team, lo ricordo. Glemiao, lasciamo sempre lui ragazzi, è super efficace. Pugno rapido. E leviamoci con totale rapidità dalle scatole questo Glemiao. Ciao. Martes dovrebbe avere, se non sbaglio, Paraglai, l'evoluzione. Ciao caro, è stato un piacere. Abbiamo vinto 680 pochi dollari. Oh, Saetta si sta evolvendo. Finalmente un Luxio. E quanto è bello, signori. Ma quanto è bello sto Pokémon. Stupefacente. Ed ecco a voi Luxio, che presto diventerà un Luxray spaventoso. Non impara nulla. E possiamo andare avanti. Già si doveva evolvere, teoricamente. Oh, sono uno dei tre comandanti del Team Galassia. Stiamo cercando di creare un mondo migliore di quello di oggi. Ma la gente sembra non capire i nostri intenti. Anche tu non capisci, vero? È molto triste. Allora, lasciamo che sia una lotta a decidere il da farsi. Se vinco io, tu te ne vai. Se vinci tu, se ne va il Team Galassia. Mi pare un giusto compromesso. Giusto, Martes? L'altro Marte? Perché appunto è il pianeta rosso. E quindi lei c'ha i capelli rossi. Citazioni, lo sapevate? Zubat. E beh, finché Zubat King riesce a sterminarlo senza problemi. Avrei voluto mandare Luxio. Ma perché sono sempre così forte con Monfermo? Vai. Ah, con Super Suono cambiamo, guarda. Ragazzi, cambiamo e mandiamo Saetta McQueen. Mandiamo Saetta, va? Era confuso. Vai, Saetta! Prepotenza gli diminuisce l'attacco, ma Zubat ha forza interiore. Sgomento mi leverà 3 PS. 3 PS appunto, troppo forte. Scintilla, boom! Stupendo. È morto molto facilmente. Sora quasi livello 16 e la prossima sarà Poroglai.
Beh, in questo caso lasciamo comunque Luxio. Anche se in questo caso sarebbe stato perfetto Monfermo, ma vabbè. Ci farà tentennare? Ci leva anche abbastanza. Scintilla sperando di paralizzarlo. Furto. No, vabbè. Che infame. Baccarancia, che gli avevo dato nel precedente episodio. Recuperiamo 10 punti salute. E Scintilla. Bam. Comunque Scintilla fa male. Proviamo con Morso. Ancora furto. Ma quanti danni fa? Morso. Olè. Anche lui tiene la bacca arancia e tra l'altro gliel'hanno data proprio per farci vedere che, avendo introdotto le bacche a Giardin Fiorito, possiamo anche utilizzarle a nostra volta. Quindi non è stata stupida la scelta di dargli la bacca a Paraglide. Soprattutto è stata studiata. Scintilla. Mamma mia, ragazzi, paralizzato. Teoricamente siamo più veloci, perché è paralizzato appunto. Come vedete, anche Luxio può fare la differenza, non solo Monfermo. Con Monfermo avremmo fatto solo prima. È quella la verità, la triste verità. Ok, Buizel è livello 11. Oh, però Buizel lo lascio, tanto. Abbiamo sconfitto Martes. Ma come può essere? Ho perso, piccolo mocciosetto. Ops, non ce l'ho fatta. Comunque non importa, mi è piaciuto lottare con te. Adesso è proprio ora di togliere il disturbo. Oh, abbiamo liberato lo scienziato. Oh, quelli del Team Galassia dicevano di voler raccogliere più Pokémon e l'energia possibile. Dicevano di voler creare un nuovo universo. Ma per me tutto ciò non aveva alcun senso. Non sai quanto ti sono riconoscente per avermi salvato. Finalmente posso rivedere la mia bambina dorata. Ehi, bimba! Papà! Oh, ma puzzi! Quando è l'ultima volta che ti sei fatto una doccia, papà? Sì, scusa, mi hanno costretto a lavorare senza sosta. Grazie, allenatore, hai fatto scappare quelle persone cattive. Forse adesso il Pokémon palloncino tornerà. Sì, infatti, ragazzi, allora il Pokémon palloncino, ovvero Drifloon, torna nel momento in cui scacciate il Team Galassia e non nel momento in cui battete la seconda palestra. Mi ricordavo diversamente. Come già detto nel precedente episodio, bisogna soddisfare due tipi di richieste. Prima di tutto bisogna impostare un orario di gioco che va dalle 10 alle 20, mentre per quanto riguarda il giorno di apparizione solo di venerdì, nel mio caso il venerdì successivo alla data in cui sto giocando. Drifloon apparirà a livello 20, un livello molto alto, e questo ci rovinerebbe l'esperienza di gioco. Quindi lo prenderò dai prossimi episodi. Per ora mi dirigo nel nuovo percorso. Ma prima ci curiamo la squadra, riformuliamo un attimo le idee, ci curiamo giusto al volo il team. Qui, ragazzi, come detto, si può trovare Shellos, quindi cattureremo anche lui. Avventuriero, un vero montanaro rimane tale sia in montagna che in pianura. Evopoli, ragazzi, è vicina, è proprio dopo il bosco di Evopoli, ed è una gran città dove tra l'altro potremmo ottenere la bicicletta. La bicicletta è ottima poi per andare sulla pista ciclabile che ci porterà a catturare Gibble proprio sotto. E poi la pista ciclabile collega Evopoli a Mineropoli, quindi potremo anche affrontare quel percorso lì. Evopoli è anche una gran città perché all'interno di quest'ultima ci daranno l'Esplora Kit, che ci permetterà di andare nei gran sotterranei. Grande, grande, grandissima novità di questi titoli, non vedo l'ora di scoprirli insieme a voi. Abbiamo anche la prima base del Team Galassia e la statua di Palkia e di Alga, la famosissima statua dei due Pokémon fusi insieme che attualmente non ha una risposta. Attenzione, perché dietro la statua, se è come i vecchi titoli, troveremo una lastra. È uno strumento nascosto. Pugno rapido e ciao Machop. Procedo con pugno rapido e ciao anche a lui. Livello 19 per King e vorrebbe imparare ruota fuoco. Assolutamente sì. Tra l'altro mossa fisica, quindi perché no, al posto di braciere, dato che il nostro Pokémon è un tipo fisico, anche se di poco, eh. Abbiamo sconfitto il montanaro, possiamo procedere per questo percorso. E finalmente si evolve anche Abra, Pokémon che ancora non abbiamo utilizzato ma che comunque abbiamo tenuto nel team. Visto che la mia ragazza Dena ha preso Perla e io Diamante, possiamo fare un bello scambio. Lei voleva Hunter, io volevo Kadabra, e quindi Alakazam e Gengar saranno i prossimi Pokémon che registrerò nel Pokédex. Kadabra, eccolo qua. Comunque è molto forte. Non ho visto nemmeno la natura di questo Pokémon, quindi sono anche curioso di vederla. Se l'abbiamo beccato con più attacco speciale, no. Il Kadabra peggiore della vita, Sculo Federic.
Va bene, un cadabra con più attacco mi mancava. Ehi, signorina! Come va? Ruota fuoco. La prima volta che la utilizziamo è un'animazione molto carina per il Monfermo. Livello 17 per Sora. Sto ancora pensando a quel maledetto cadabra con più attacco o meno attacco speciale. Devo levarmi questo pensiero dalla testa, per forza. E qui ci dovrebbe essere uno strumento nascosto. Antidoto, come nei vecchi giochi. Anche perché non avrebbe senso una scala messa lì. Ci sarebbe arrivato anche un bambino. Prossimo allenatore. Questo percorso ce ne sono tantissimi. Riusciremo ad arrivare ad Evopoli in un solo episodio? Dovrò fare molti tagli tra una lotta e l'altra. Pugno rapido. Ciao Geodude. Wow, resiste. Una difesa fenomenale. Ho solo Pokémon fisici. Luxray è fisico, Staraptor è fisico, Infernape è fisico, mi serve qualche Pokémon speciale, anche Garchomp sarà fisico. Forse è meglio che mi metto in squadra Buizel, ma anche lui è fisico, anzi lui è il più fisico di tutti dato che ha più attacco meno attacco speciale. Allenatori belli, me l'avete lasciato questo pollicino in su per supportare la mia serie? L'avete fatto? Mi raccomando, massimo supporto! Voglio che commentate tutti questi video, scrivendomi dove siete arrivati, quali Pokémon avete catturato, se avete consigli, se avete trovato qualcosa di strano all'interno del gioco. Mi raccomando, conto su di voi. Cresci pugno! Siamo più veloci, ma quanto resiste Onix? Aumentiamo il nostro attacco, azione. Quanto ci fa azione? Poco e niente. Pugno rapido e ciao Onix! Bam! Direi che è arrivato il momento di sostituire il nostro Monfermo e cambiare Pokémon per un po', altrimenti utilizzo solo lui. Proviamo a mettere un po' Starevia, visto che ci avviciniamo al bosco e saranno prevalentemente tutti tipi erba coleottero. Tra l'altro questa allenatrice qua mi sa tanto di allenatrice di tipo lotta, quindi se dovesse avere Machop, Starevia... Diciamo che va a nozze. Machop! Madonna ragazzi, che memoria. Sora gli diminuisce l'attacco e andiamoci di attacco d'ala, ma ricordo che potrei anche insegnargli spennata che abbiamo ottenuto nel precedente video. Machop va giù. Saitta sale a livello 18. Comba Girl! Mi dispiace. Ma sinceramente possiamo provare, eh? Spennata leva 60. Mica male. Beh, a differenza di attacco d'ala, leva solo la bacca, quindi... Evitiamo, va? Non me la spreco. Vai. Che fare, che fare? Che sia il caso di svagarmi un po'? Sì, decisamente. Manda in campo il Piplup. Carino. Non me l'aspettavo Piplup. È il mio Starevia affascino, eh. L'attacco diminuisce, ma dovrebbe bastare comunque. Senza problemi. Ciao Piplup. Anche Piplup sarebbe stato divertente usarlo, eh. Piccola informazione su Federic. Quando iniziai, per la prima volta, Diamante e Perla, presi Perla e scelsi Piplup. Visto, sì? Scendiamo di qua, prendiamo questa super pozione. Non ricordo se lei l'ho già affrontata. Sì. Ma questo strumento non l'ho preso, quindi prendiamo questa ball e quando avremo Surf potremo andare anche di qua. Ok? Ci sono cose da prendere. Prendiamo le bacche arance, che sono sempre utili da dare ai nostri Pokémon. E anche le bacche pesche. Lei non l'avevo sfidata. Bisogna parlarci. Ci sono passato davanti, non mi ha visto. Doppio Pokémon per la Picnic Girl, che manda in campo Shinx. Ah, contro Starevia. Ci devo andare per forza di attacco rapido. Eh sì, ancora attacco rapido. Olè. E mettiamo fine alla vita di Shinx. È stata una vita breve. Il prossimo sarà Pachirisu. Questa volta non mi freghi. Mandiamo King, va? Vai, 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 vai! Boom! Fatto esplodere. Fascino e pugno rapido. Bam! Ciao! Dritto in faccia. Livello 18 per Sora, 14 e 13 per Gerechi e Buizel. Fai dimenticare al posto di rimonta, che comunque non è male come mossa, assolutamente sì. Leviamo doppio team, perché Cuor di Leone mi serve. Cuor di Leone non si sa mai, eh. Abbiamo sconfitto Carletta. Ciao Carle. Bosco Evopoli, che amo e odio allo stesso modo per vari motivi. Il primo potrebbe essere proprio il fatto che per catturare i Pokémon Demetra ce li sciotta. Io la odio per questo, eh. E qua dovrebbero curarci la squadra, se non ricordo male, eh. Vediamo. Pensi di riuscire ad attraversare il bosco di Evopoli senza nessun aiuto? Certo. Dai, mi presti la mamma per riposarmi, perché le mamme nei giochi Pokémon servono a questo. Solo per riposare.
Grazie, mamma. Benissimo, percorso 205. E qui abbiamo gli alberi. Ma non abbiamo taglio, quindi per ora li lasciamo qua. Taglio lo prendiamo a Evopoli. Anche di qua non possiamo andare per ora. Nel bosco di Evopoli vivono molti Pokémon di tipo veleno. Io però non ho comprato antidoti. Cosa devo fare? Continuo o torno indietro? Torna indietro, fratello, salvati. Ragazzi, quindi, chi usare? Io direi Sora. Vediamo, vediamo un attimo. E ora silenzio tutti. Che se ci fate caso, è la musica che metto sotto tutti i pack opening. Io la amo! Cioè io, se avessi un personaggio Pokémon, lo piazzerei qui e mi distenderei così, disteso, su questi fasci di luce che spaccano a metà il bosco di Evopoli. Brividi! Ciao, io sono Demetra. E tu invece ti chiami... Oh, ok, Frederick, sono lieta di conoscerti. Senti, posso chiederti un grossissimo favore? Vorrei attraversare il bosco, ma ho paura ad andare da sola. Ho sentito dire che c'è un gruppo di tipi loschi chiamato Team Galassia che si aggira da queste parti. Più siamo, meglio è. Posso venire con te? Ci uniamo a Demetra. Ragazzi, adesso ce la porteremo dietro. Wow. Wow. Tra l'altro, possiamo anche parlarci e a ogni lotta ci curerà la squadra dove il tempo si è fermato, il bosco Evopoli. Bellissima la citazione al tempo, visto che parliamo di Pokémon Diamante. Bunerry e Rumple, due Pokémon che ci mancano, quindi li cattureremo entrambi. Lei ci cura ad ogni turno, appunto perché ha Chansey. Ottimo mandare Sora nelle lotte in doppio perché diminuisce l'attacco a entrambi i Pokémon. Ovviamente non possiamo catturare due Pokémon, quindi dovremmo prima ucciderne uno e poi catturare l'altro. Visto che questa cosa è abbastanza fastidiosa, catturerò tutti i Pokémon del bosco una volta che Demetra l'avremo accompagnata. Altrimenti ci mettiamo veramente i secoli. E poi rischiamo anche che Chansey ci mandi capo i Pokémon nemici. È molto utile perché ci cura sempre. Comunque, Pokéball, proviamo a catturare questo Bunerry, che diventerà un bellissimo Lopane. Sempre se entra subito, ma penso di sì. Preso! Livello 20 per King, e lo mandiamo al box. Andiamo e proviamo a far uscire Demetra da questo bosco. Dato che mi aspettavo questa cosa, Pokémon selvatici su selvatici, ne ho approfittato e mi sono portato dietro sia le baccarance... Ma soprattutto mi sono portato dietro i repellenti, che sono fondamentali per oltrepassare il bosco, soprattutto in una guida su YouTube. Qui ragazzi invece abbiamo la famosa pietra che permette di far evolvere Eevee in Leafeon. La stessa pietra la troviamo anche sul Monte Corona e la potremmo far evolvere Eevee in Glaceon. È vicino Nevepoli, comunque. Salve, il mio Pokémon è stato avvelenato, ora non può lottare. Torna indietro, caro. Usiamo un altro repellente e dirigiamoci verso l'uscita, che dovrebbe essere proprio di qua. Quindi la strada era giusta. Affrontiamo gli allenatori e portiamoci verso il famoso antico chateau. Antico chateau che non vedo l'ora di ascoltare la sua incredibile atmosfera. Più che ascoltare, vivere, perché là dentro bisogna viverla in pieno. Io la adoro, e potremmo anche prendere Rotom. Vi spiegherò come prendere Rotom nell'antico chateau nei prossimi episodi. Non so se si può già prendere o dovremmo aspettare qualcosa. Mi informerò a riguardo e vi farò sapere. Per ora prenderemo Drifloom al termine della palestra di Gardenia. Dolce bacio su Pachirisu, che si addormenta, che si confonde e manda in campo Beautifly. Quindi la scelta di usare Staravia è azzeccatissima, ma tra Staravia e Infernape vanno bene entrambi. Vai, ciao Beautifly. Pachirisu è ancora confuso, ma riesce ad attaccare questa volta Chansey, che ha 111 punti di salute, tantissimi, e ci va di goccia vitale che ci cura. Grazie Chansey. Non me la ricordavo questa cosa, Silcoon. Ho praticamente sconfitto il pigliamosche, mentre Chansey finora non ha fatto niente se non
piangere. Paciriso ci va di scintilla sempre su di noi e ci paralizza. Wow. Chansey ci va di colpo coda, buono perché diminuisce la difesa di Paciriso. A questo punto cambio Pokémon e mando King, visto che ormai Starevia è praticamente inutilizzabile. Ci va ancora di scintilla e attacca solo me e paralizza solo me, è incredibile. Incanto voce, che leva pochissimo, però mi cura dalla paralisi. Ruota fuoco e sciottiamo questo Paciriso. Secondo me con un ruota fuoco, visto che non ha più la difesa così alta, potremmo farcela sconfiggerlo, eh. Ruota fuoco, meno male che non l'ha fatto su di me, occhioni teneri, e ciao. Bene, livello 19, 18, 15 e 14. Benissimo, tutti salgono. Vorrebbe imparare pistola acqua, nonostante è un tipo fisico, gliela insegniamo lo stesso. E Girachi sarà livello 14. Girachi impara altruismo. E abbiamo sconfitto Naomi e il pigliamosche. Ciao, ciao ragazzi, è stato un piacere. Demetra ci avrà curati i Pokémon, tranquilli. Prendiamo quest'antiparalisi che evidentemente è qui proprio perché i Pokémon ci paralizzavano durante la lotta, anche se non ha molto senso visto che la squadra è curata, quindi perché metterla qui? Va bene, altri due allenatori. Sperando che abbiano un solo Pokémon a testa, vedo e prevedo. Prevedo Pokémon psico, ma stiamo a vedere. Abra e Abra. Ok. Hanno un solo Pokémon a testa e attacco d'ala dovrebbe bastare per shottarne almeno uno, visto che l'attacco è altissimo del mio Starevia, mentre la difesa di Abra è pessima. Livello 19 per Saetta, i Pokémon stanno salendo tutti benissimo, ma nemmeno troppo, questa è una gran cosa. L'Exp è veramente equilibrata in questo gioco, ci va di Dolce Bacio che va a confondere Abra. Attacco d'ala e terminiamo la partita. Bene. Ottimo così, allenatori, abbiamo battuto i due sensitivi senza troppa difficoltà. Bene, andiamo qua sotto. Usiamo un altro repellente. E qua cosa c'è? Mega Ball, strumento invisibile. Ah, altri due pigliamosche di qua. Qua non c'è nulla, altri due qua sotto. Mentre di qua, appunto, c'è l'uscita. Ok. Prendiamo anche questa ball, che è un barattolo di miele. E qui abbiamo l'antico chateau, che purtroppo non è visitabile, ma lo sarà dalla prossima. Quindi ragazzi, prossima puntata, tanta roba. Abbiamo raggiunto l'uscita e sapete cosa vi dico? Io l'accompagno perché mi è molto più facile sconfiggere tutti gli allenatori di questo bosco senza Demetra. Quindi lasciamola pure andare visto che per ora ci ostacola e basta. Guarda, ecco l'uscita, sono così sollevata, ce l'abbiamo fatta. Non ci sarei mai riuscita da sola. Mille grazie, Federic. Ciao! Ragazzi, nella prossima puntata raggiungeremo Evopoli. Per oggi è veramente tutto. Il bosco lo recupero io off camera, tanto di strumenti non c'è più nulla, credo. Ci sono soltanto un po' di allenatori da battere, ma sono pochi, eh. Posso farli anche io off camera. O comunque possiamo farli nel prossimo episodio. Che ne dite? Per oggi abbiamo fatto abbastanza. Grazie a tutti, un like, un commento, un'iscrizione è fondamentale. Ci vediamo con il prossimo dove raggiungeremo Evopoli. Io ragazzi non vedo l'ora. Siete carichi? Wow. Ciao, ci vediamo tra pochissimo.